approvato disegno di legge Omnibus. Patrimonio linguistico piemontese. Delegazione sindacale a Palazzo Lascaris. Nella seduta del 18 ottobre il Consiglio regionale ha discusso e approvato a maggioranza e con alcuni emendamenti il disegno di legge sul riordino e la razionalizzazione dell'ordinamento regionale. In una pausa dei lavori è stata poi ricevuta una delegazione sindacale della città metropolitana di Torino. Nel pomeriggio l'Aula ha deliberato all'unanimità la modifica dello statuto della Fondazione Centro per lo Sviluppo e la Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso ONLUS e ha approvato un nuovo testo per la valorizzazione del patrimonio linguistico piemontese. In copertina! Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il 18 ottobre il disegno di legge numero 221, disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale. Le principali modifiche apportate dal provvedimento Omnibus alla legislazione vigente riguardano la mobilità del personale pubblico, la salvaguardia e lo sviluppo socio-economico della montagna, il piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare. La norma interviene anche in materia di difesa civica, agricoltura, vigilanza sul trasporto pubblico locale e sulla pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei consiglieri regionali e degli amministratori di enti e istituti della Regione Piemonte. All'unanimità dei votanti, l'Assemblea regionale ha approvato il testo unificato delle proposte di legge numero 40 e numero 64 che modificano la legge numero 11 del 2009, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte. Il provvedimento, illustrato dalla relatrice di maggioranza del gruppo Partito Democratico e dai relatori di minoranza dei gruppi Movimento 5 Stelle e Lega Nord, intende superare e migliorare la legge precedente, il cui articolo 1 nel 2010 era stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. La norma valorizza e promuove il patrimonio linguistico e culturale piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e valser, incentivandone la conoscenza. Il vicepresidente del Consiglio regionale e l'assessore al bilancio hanno ricevuto nella giornata del 18 ottobre in Sala Viglione una delegazione delle rappresentanze sindacali della città metropolitana di Torino, che hanno esposto il disagio dei lavoratori. Sono stati lamentati diversi tagli ed è stata manifestata preoccupazione per il futuro, anche in relazione al mantenimento dei servizi per la gestione delle scuole e delle strade. L'assessore al bilancio ha ricordato che, pur nelle attuali difficoltà economiche, tutte le partite di competenza regionale sono state messe a bilancio, oltre alle spese di funzionamento per le competenze delegate alla città metropolitana.